Nome: Letizia. Simona. Professione: docente di inglese alla scuola primaria. Docente di inglese alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Da quanti anni insegni in questa scuola? 6 anni. Da settembre del 2006, quindi sono quasi maggiorenne. Cosa ti ha colpito subito di questa scuola? L'ambiente estremamente familiare. Le Marcelline di Quadronno si definiscono una grande famiglia ed è proprio così. Quando uno entra già nel cortile sembra di stare a casa e si sente proprio un'atmosfera di casa, di pace operosa. Ognuno collabora ogni giorno al buon andamento della famiglia, da un punto di vista ovviamente professionale. Il mio primo incontro è stato con l'energia travolgente di Suor Miranda e dopodiché, una volta assunta, anche a me ha colpito moltissimo la familiarità e la disponibilità dei colleghi che già qui lavoravano. Mi sono sentita da subito accolta e accompagnata. E negli anni i colleghi sono cambiati, alcuni sono andati in pensione, altri nuovi sono arrivati, ma questo clima di collaborazione, cooperazione è sempre continuato fino a creare la bella squadra che siamo oggi. Cosa cerchi nell'insegnamento? Mi piace molto insegnare inglese ai bambini perché capiscono fin dall'inizio l'importanza di comunicare in un'altra lingua che non sia ovviamente l'italiano, la lingua dei gesti, e quindi una lingua internazionale con la quale riescono a comunicare con tutti, farsi capire, essere capiti da tutti. La cosa più bella è poi arrivare a vedere che leggono il mondo con i loro occhi, che sono poi gli occhi del nostro futuro. Per quanto mi riguarda, cerco di motivarli ed appassionarli alla lingua straniera e far loro capire l'importanza dell'inglese. Cosa rende speciali le tue lezioni? Le mie lezioni sono coinvolgenti nel senso letterale della parola, cioè coinvolgo i bambini a partecipare, a dire la loro, quindi sono molto frizzanti, molto agitate, mettiamola così, molto piacevole questo. Ciò non toglie che ovviamente diamo poi una struttura di insegnamento molto solida, molto consistente, che permette loro di continuare il loro percorso educativo e didattico negli anni e di arrivare a una totale autonomia già da piccolini nel capire l'inglese, nel parlarlo, nell'ascoltarlo. E anche questo permette poi nel corso degli anni ai colleghi di prepararli alle certificazioni di Cambridge, quelle internazionali. Oltre alle ore di inglese, a partire dalla terza elementare ci sono 3 ore di CLIL, che è un argomento specifico in lingua inglese, quindi i bambini imparano proprio a parlare su un argomento che non sia soltanto la grammatica inglese o le letture che hanno durante le ore di inglese, ma è un argomento specifico. In terza facciamo gli ambienti naturali, in quarta e quinta abbiamo terra, aria, acqua e fuoco trasversalmente a tutte le materie, quindi dalla scienza alla storia, alla geografia, e in questo modo loro sviluppano anche una capacità, insomma, di speaking molto più fluente rispetto ovviamente alle ore normali di inglese, di conversazione normale. Gli anni della scuola media sono anni fondamentali nello sviluppo dei ragazzi. Noi li accogliamo che sono poco più che bambini, li lasciamo adolescenti pieni. Quindi anche il nostro modo di insegnare deve adeguarsi a questo loro sviluppo. Io cerco sempre di rendere le mie lezioni divertenti perché, come ho detto prima, io cerco di motivarli. Se all'inizio si continua un po' sul percorso della scuola primaria, quindi un ludico, poi ci si stacca sempre di più da questo sistema e si sviluppa un metodo. Io cerco da subito di insegnare loro un metodo per l'apprendimento dell'inglese, della lingua straniera in generale. Si riprendono i concetti all'inizio della scuola primaria. Io lavoro con un gruppo, quello che arriva dalla mia collega, molto ben formato, hanno una buona capacità lessicale, una buona conoscenza delle strutture e anche della comunicazione di base, e su questo lavoriamo con tipologie di esercizi un pochino più sfidanti e con delle pretese superiori. Il tutto viene fatto con una lezione che è dialogica, partecipata, con esercizi di warm-up, speaking. Abbiamo il supporto della piattaforma digitale, il libro anche in formato digitale, video, c'è una storia che corre all'interno di tutte le unità del libro che li appassiona. Quindi il coinvolgimento è alla base delle mie lezioni. Sono diversificate nella tipologia di esercizi mirate all'apprendimento della lingua come struttura, come funziona, ma anche con letture sulla cultura e civiltà dei paesi anglofoni.
Nel corso dei 3 anni questo processo aumenta sempre più, con letture sempre più che trovano la collaborazione o l'incontro di altre discipline come storia, geografia, letteratura, fino anche all'educazione civica. Un esempio fra tutti, stiamo lavorando in terza media con un progetto di educazione civica sulla sostenibilità ambientale e le fonti di energia rinnovabili. Quindi anche le mie lezioni cambiano a seconda degli interessi dei ragazzi, delle loro risposte e quant'altro, sempre con l'intenzione di motivarli ed appassionarli all'inglese. Fate un saluto in inglese a chi ci sta ascoltando. Hope to see you soon, bye bye. Goodbye, have a nice day.